Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo episodio di The Sims. Questo è il 48esimo episodio, quindi manca davvero pochissimo alla fine di questa prima stagione. In questi giorni ho giocato un pochettino con Jessica, Mark e Sofia. Quindi come prima cosa direi di giocare un attimo con Jessica e Mark. Vi faccio vedere dove sono arrivata. Non ho giocato tantissimo, giusto un paio d'ore, però almeno Mark ha preso una promozione, quindi vi faccio vedere tutto. Ed eccoci qua, è domenica mattina, Jessica è tornata a dormire, abbiamo Mark che è l'unico sveglio. Sono andata anche a cambiare un pochettino questa stanza, visto che in questo episodio vorrei far passare di età Sofia, perché è ancora una bambina, quindi direi che è il caso di farla passare di età, è rimasta bambina per tanti episodi. E poi come potete notare sta andando anche l'aspirapolvere automatico, questo è fantastico perché va da solo e pulisce tutta casa in autonomia. Comunque questa è stata la modifica che ho fatto alla casa. Giocando in questi giorni Mark ha avuto una promozione, adesso è un operatore finanziario di futuro, lavora dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì e l'incarico del giorno è fare una ricerca sulle azioni che abbiamo già completato. Questo è l'incarico che praticamente sta svolgendo in questi giorni. Ha raggiunto anche il livello 5 di carisma e il livello 6 di logica per avere un'altra promozione, quindi lunedì potremo vedere insomma la promozione che avrà nuovamente. Adesso è qua che sta per mangiare. Abbiamo invece Sofia che sta dormendo nella sua futura cameretta sul soppalco, infatti gli ho messo il letto matrimoniale, ma questo ve l'avevo già fatto vedere nello scorso episodio. Sofia ha completato tutti gli incarichi della sua aspirazione, quindi ha conseguito il livello 10 di abilità motoria, ha ottenuto un primato nel gioco di battitura e ha utilizzato la struttura d'arrampicata per 3 volte. E lei ovviamente sta andando ancora a scuola, ha già fatto i compiti, tra l'altro guardate il suo rendimento è eccellente e adesso avrebbe bisogno di mangiare, quindi io quasi quasi direi di prendere gli avanzi, perché tra l'altro con l'ultimo aggiornamento di The Sims c'è la possibilità di prendere gli avanzi senza stare necessariamente ad aprire il frigorifero e vedere quello che abbiamo. Quindi direi, hai dormito abbastanza, quindi puoi anche svegliarti e andare a fare colazione. Ogni tanto lei poveretta ancora gli incubi, poi magari Mark direi di preparare la torta, così in questo episodio anche lei passerà di età e facciamo cucina e prepariamo direi questa, visto che non l'abbiamo mai fatta, torta coriandoli blu, direi di preparare proprio questa. Vediamo se Jessica sta ancora dormendo, però ha bisogno di andare in bagno e di farsi anche una doccia, quindi fai un bagno con la schiuma. Poi nello scorso episodio abbiamo visto anche Mia passare di età e adesso è diventata un'adulta, quindi pensavo di magari all'inizio della prossima stagione di farla accoppiare, fargli fare dei cuccioli. Jessica, direi che puoi svegliarti anche tu. E per quanto riguarda la carriera di Jessica, adesso è una star online. È una star online, deve raggiungere 10 milioni di follower, che sono tantissimi, però è quasi a metà strada. E ha raggiunto anche il livello 7 di videogioco, quindi le mancano soltanto il raggiungimento dei follower per avere la promozione. Non so se ce la faremo prima insomma di vederla andare via, insomma, diciamo, prima della sua morte, perché comunque è diventata un'anziana e purtroppo arriverà a succedere anche questo. Poi le facciamo ripulire e già che ci sono vi faccio vedere, faccio venire qua Sofia magari e facciamo gioca un po', che così vi faccio vedere questa stanza illuminata. Appunto Jessica comunque è una star online, quindi la sua carriera è molto molto alta, lavora tra l'altro soltanto 3 giorni a settimana per pochissime ore e anche qua Mark ha bisogno di andare in bagno, quindi usa, ok. Sono andata a togliere tutte le decorazioni natalizie, come potete vedere, e ho condiviso la casa, il lotto, nella mia galleria. Ecco qua, questo è il mio nickname, GiadaFra91, le due iniziali sono in maiuscolo. In realtà siete in tante che mi scrivete che non riuscite a trovarmi, però questo è il mio account, non so perché. Ho 9 oggetti condivisi, sì, non sono tantissimi. Questo è ad esempio l'ultima casa che ho condiviso, che è stata scaricata un po', quindi non so perché effettivamente alcuni di voi non riescono a trovarmi. Non lo so, tra l'altro sto leggendo adesso i vostri commenti. Sei bravissima, bellissima la casa, ma potresti mettere tutta la tua, tutte le unità familiari in galleria, vorrei tanto giocare con loro, magari lo farò. Al momento ho condiviso, se non sbaglio, esatto, Jessica e Mark quando erano dei giovani adulti con il piccolo Tommy, che bellissimi ricordi. Detto questo, Mark si sta andando in bagno, poi magari vieni qua a giocare un po' anche tu, gioca. Sono le 9 di mattina, quindi in realtà loro oggi non hanno molto da fare.
Ho cambiato i capelli, come potete vedere, di Sofia e di Jessica, perché ho impostato la modalità di gioco con portatile. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il gioco va più veloce. In realtà questa funzione la sapevo già, però grazie alla ragazza che mi ha scritto su Instagram, mi ha detto insomma che da quando lei ha attivato la modalità portatile, il suo gioco sta funzionando molto più velocemente, e quindi ho deciso anche io di attivare questa funzione. Però l'unica nota negativa di questa cosa è che se andate ad utilizzare, vi faccio vedere, cambia abito, se andate ad utilizzare delle acconciature che sono materiale personalizzato, queste si vedranno male. Adesso infatti vi faccio vedere. Ok, ecco qua, questa è un'acconciatura scaricata materiale personalizzato e c'è questo bug. Quindi, visto che cioè non mi piace vedere l'acconciatura fatta in questo modo, e visto che al momento ho impostato la modalità portatile, ho cambiato i suoi capelli, quindi ho messo un'acconciatura già del gioco. Comunque questa è la stanza come l'ho modificata, visto che loro ormai sono degli anziani, neanche mandarli troppo in palestra non mi sembra il caso. Inizialmente avevo pensato di fare una palestra, però per la loro età direi che non è il caso. Quindi ho messo queste librerie, poi ho messo questo tavolo di scacchi con questo tappeto bianco, visto che Mark per sviluppare la sua abilità di logica ha bisogno di giocare a scacchi, specialmente per ottenere le promozioni. Poi ho messo questa scrivania, ho fatto la zona lettura, diciamo un tappeto, una poltroncina e un'altra libreria, molto semplice, ma per quello che devono fare loro direi che è perfetto. E Mark ha preparato la torta alla fine, vediamo vediamo se l'ha preparata. Altre scelte, apri. No, alla fine non ha preparato la torta, niente, come non detto. Allora sapete cosa, la facciamo preparare a Jessica. È ricreazione solitaria. Durante l'ultima ricreazione nessuno ha voluto giocare con me e mi arrampicavo per conto mio. Se dovesse succedere ancora, cosa dovrei fare? Chiedi ad altri bambini se puoi partecipare. Parla con l'insegnante e gioca per conto tuo. No, chiedi ad altri bambini se puoi giocare. Comunque, prepariamo questa torta, cucina. E abbiamo detto torta coriandoli blu. Dai Jessica, prepara. Eccola qua. Ok, l'avevo già fatta preparare quando giocavo da sola, non me ne ricordavo, quindi direi tac, basta, facciamo, ah no, ok, però è andata male, niente, ripulisci, come non detto, rifacciamo tutto e quindi riprendi torta al coriandolo. Bravo Mark, che stai pulendo tutta la casa. A questo punto allora riprendi tu torta al coriandolo, visto che Jessica è andata a lavare i piatti. Ok, i capelli e l'acconciatura, quindi oltre ad averla cambiata a Sofia, a Jessica l'ho cambiata anche a Sofia. Quindi con Sofia siamo a posto, abbiamo fatto tutto. Con Mark, a parte aver bisogno di andare a farsi un bagno, fare un riposino, e la sua carriera, insomma, è tutto completato, quindi aspettiamo lunedì. E Jessica deve raggiungere un po' di follower, cioè deve ottenere qualche follower in più, quindi direi numero comico. Anzi no, social network, e facciamo racconta barzelletta ai follower, e poi facciamo social network, fai uno scherzo, e un'ultima cosa, social network, facciamo lancio un meme divertente. Invece Sofia, visto che sarà l'ultimo episodio, dove sarà una bambina, diciamo, divertiti un po' qua e gioca un attimino. Perfetto. Mark si sta facendo appunto una doccia, poi dovrà svuotare la macchina del caffè e poi finalmente riprenderà la maccheroni al formaggio. Ma no, la torta! Tommaso Parisi sta chiedendo se mi piacerebbe fare gli visita. No, non posso, dobbiamo fare assolutamente la torta per festeggiare il compleanno di Sofia. Quindi abbiamo detto, Jessica, questi cosa sono? Maccheroni al formaggio no, quindi cucina ce la possiamo fare. E abbiamo detto torta coriandoli blu. Dai, preparala, grazie. E quel gioco di parole sui gatti era da leccarsi i baffi. Ha guadagnato 150 follower. Sì, non è tantissimo, però classico scherzo, impossibile resistere. Jessica ha guadagnato 750.000 follower. Fantastico. Bravissima, Mark. Magari per cortesia mettiti dei vestiti, grazie. Abiti, cambia abito e facciamo look quotidiano. Hai bisogno anche di fare un riposino, quindi sai cosa? Fai un pisolino. Ok, Jessica adesso prepara la torta. Ha guadagnato altri 17.500 follower, molto molto bene.
quasi quasi potremmo organizzare la festa di compleanno. Mia è affamata, puoi aiutarla? Ma certo, ma Sofia è andata a dormire? No, vabbè, non ci credo. Comunque, visto che Mia è affamata, direi di riempi la ciotola e chiama Mia per mangiare. Grazie. E poi fai un pisolino ancora, visto che oggi pomeriggio festeggiamo il tuo compleanno. No, 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 prima però dai, riempi la ciotola. Ho dovuto spostare la ciotola perché qua non si riusciva a riempirla, quindi adesso chiama Mia per mangiare. E poi mi sono accorta adesso che Mark in realtà aveva preparato la torta. Esatto, preparata da Mark, quindi metti nell'inventario, e anche questa la mettiamo nell'inventario. Metti nell'inventario. Quei maccheroni al formaggio non li facciamo per oggi, dai. E poi organizziamo la festa di compleanno, visto che sono già le 4 del pomeriggio. Ah, ok, ma poverina Mia non può uscire da qua. Aspettate, come ha fatto a finire lì? Si è incastrata? Rimettiamo la sedia al suo posto, perfetto. Diamo da mangiare a Mia. Quindi Mia mangia, visto che hai bisogno di mangiare, poverina. È a disagio. E poi facciamo... e gioca. Tra l'altro con Jessica ho sviluppato parecchio l'abilità di addestramento, infatti adesso si può esercitare con i giochini per il livello 2 dell'abilità di addestramento con animali. Infatti mi sta davvero fare un sacco di cose, come ad esempio ordini di addestramento: dare la zampa, sedersi, distendersi, fingersi morta, parlare, rotolarsi, seguire il padrone. Ma di questo lo vediamo dopo. Adesso direi di organizzare l'evento, quindi pianifica un evento sociale. E direi di organizzare una festa di compleanno. Perfetto. Il festeggiato è Sofia, la festeggiata. E gli ospiti facciamo ovviamente Mark, Jessica, poi facciamo Emily, Francesco, facciamo Emma, facciamo Tommaso. E poi invitiamo altre persone: Salvatore, Lisa, Brent, Derek, Marco, Giorgia. Non li invito perché, come potete vedere, i loro look non sono dei migliori, devo sistemarli. Elsa, Simona e Arush può venire anche lui, insomma quasi tutti, tutti quelli che possono venire. Ok, perfetto. Poi fornitore di catering, un fornitore, un mixologo e un intrattenitore, dai, perfetto. Seleziona un luogo: museo, parco del deserto, bar il lama strillante. Questo è il bar del nuovo quartiere di Brindleton Bay, il quartiere che è arrivato con l'espansione cani e gatti. Il locale notturno no, tra l'altro devo cancellare questo di Halloween che non mi serve più. Piscina, giardini della magione, rovine antiche. No, io direi di andare qua, caffè piazza sud. Ma sì, dai, andiamo qui. Ok, ci siamo, sono le 6 di sera. Questo è il locale. Io direi di andare a decorarlo un pochettino. Quindi mettiamo magari un pianoforte e mettiamo questo nero. Sì, molto meglio. E dopo direi di spostare momentaneamente questi tavoli. Mettiamoli qui, uno qui e questo mettiamolo qui fuori. E qua io metterei un tavolo per il buffet, quindi mettiamo questo. Mettiamone uno qui e un altro lo mettiamo qui. Direi che può bastare, o meno ne mettiamo ancora uno, dai, mettiamone un altro così. Mettiamo magari questa piantina e poi qualcosa di giocattoli, vediamo. E mettiamo
mettiamo un gattino giusto per fare un po' di decorazione, visto che è la festa di compleanno di una bambina. E poi andiamo ad aggiungere le torte, mettiamone una qui e una qui. Poi abbiamo una fetta di torta al cioccolato che direi non è il caso. Nell'inventario di Mark non c'è nulla e nemmeno nell'inventario di Sofia. Quindi direi che può bastare. Obiettivo principale: soffia soffia sulle candeline, racconta barzellette e fai che si ascoltino lo stereo nello stesso momento. Innanzitutto c'è uno stereo qui da qualche parte, non mi sembra, quindi mettiamolo. Questo. E poi magari mettiamo anche questi qui, ne mettiamo uno qui e ne mettiamo magari uno qui. Ottimo. Quindi innanzitutto direi di formare un gruppo, altre scelte, azioni, e forma un gruppo. Aggiungiamo tutti, ma perché Tommy non è arrivato? Vediamo se può venire, probabilmente Tommy sta lavorando. Invita nel lotto attuale Emma, che non è venuta, Tommy e ok, loro due, vediamo se possono venire. E poi fai che si ascoltino lo stereo nello stesso momento, quindi direi di venire qui insieme e di ascoltare musica pop. Dai, facciamo musica pop. Tutti vengono da te, perfetto. No, ma mi hanno già preso una torta. Ma chi ve l'ha detto? Perché? Allora direi subito di festeggiare il compleanno. Aggiungi le candeline. Perfetto, e adesso direi di festeggiare. Poi Sofia, vieni qua, festeggia e esprimi un desiderio e poi facciamo soffio sulle candeline. Venite tutti qui. Bravi, grazie. Ed eccola qua, ci siamo, ci siamo. Ok, quindi voilà! Sofia è passata di età, l'adolescenza, ti aspettano le pene d'amore, i pantaloncini da palestra sudati e gli sconvolgimenti ormonali, ti conviene prepararti bene, il viaggio inizia qui. Scegli un'aspirazione, abbiamo animale che è una delle nuove aspirazioni, tratto bonus, affetto animale, le relazioni con gli animali iniziano valori superiori. Conoscenza, tratto bonus, veloce a imparare. Natura, tratto bonus, collezionista. Insieme ai collezionisti possono trovare più spesso oggetti da collezione rari. E abbiamo fanatica dell'aria aperta, asso della pesca, botanista indipendente e curatrice, il simbolo a raccogliere tutto quel che il mondo offre. Fanatica dell'aria aperta. I fanatici delle attività all'aria aperta vogliono provare tutto quel che la natura ha da offrire. In realtà per lei abbiamo messo proprio che ama l'aria aperta. Però come aspirazione in realtà questa non mi piace molto. Potremmo fare cibo, magari farla diventare una cuoca. Tratto bonus, essenza del sapore. I sim che possiedono l'essenza del sapore preparano cibo e bevande di qualità superiori. E quindi esatto, può essere una regina della cucina, il sim vuole padroneggiare le arti culinarie, oppure maestra della mixologia. Io quasi quasi per lei farei regina della cucina, esatto. E poi scegli un altro tratto, quindi a questo punto, visto che è regina della cucina, io direi di fare o buongustaia. Ma mi sa che mangustaia è la scelta migliore. Questi sim diventano felici e si divertono quando mangiano cibo buono, si sentono a disagio quando mangiano cibo di cattiva qualità e possono guardare trasmissioni di cucina per ricavare idee. Direi che questo è perfetto. Quindi vediamo un attimo com'è diventata Sofia. No vabbè, ma assomiglia tantissimo a Jessica, un po' ci assomiglia, devo dire. Sì, poi è magrissima, cioè guardate che fisichino che ha. Emma ha spedito un regalo a Sofia, tieni d'occhio, la posta arriverà presto, grazie mille. No, vabbè, che carina, che poi andremo a cambiarle il look sicuramente. Comunque, intanto direi di chiamare a tavola e di prendere un pezzo, anzi, prendi un pezzo insieme.
bisogna raccontare barzellette, quindi magari Mark racconta una barzelletta ad Emma, altre scelte, Buffo racconta una barzelletta, prepara bevande, però non c'è nulla per poterle preparare. Perfetto, quindi magari Mark prepara una bevanda per tutti e facciamo dolce speziato. Racconta barzellette, facciamolo fare anche a Jessica e facciamo altre scelte, Buffo racconta una barzelletta sulla moda. Mentre Sofia facciamola chiacchierare un po' con Emma, è stretta di mano segreta, poi magari ringraziamola per la presenza, e ringrazia per la presenza, e poi facciamo, racconta una barzelletta sui vecchi tempi. Che abbiamo raccontato le barzellette, abbiamo fatto chiacchierare Sofia con gli invitati. Adesso dobbiamo preparare una bevanda e ci sta pensando Mark. E poi magari continuate a ballare. Facciamo balla insieme. Perfetto, Mark ha preparato 3 bevande e bisogna mangiare la torta, quindi prendi un pezzo insieme. Facciamo bere l'ultimo bicchiere a Sofia e poi andiamo a casa che è tardissimo. Tanti se ne stanno andando perché si è fatto tardi, è quasi mezzanotte ormai e anche Sofia è a disagio perché è molto stanca. Oddio, Jessica si sta addormentando, altre scelte, azioni, sciogli il gruppo. Abbiamo completato la festa medaglia d'argento, ottimo, però adesso direi che bisogna andare a casa perché lei sta infrangendo il coprifuoco, quindi vai a casa. Direi che deve andare a casa anche Mark perché è distrutto, così come Jessica. Abbiamo festeggiato il compleanno di Sofia con gran parte della sua famiglia, ci sono anche degli amici, in realtà non è venuto nessun bambino, si può dire, però fa niente, dai, andate tutti a casa. Sono tutti parecchio distrutti, infatti Jessica è andata a dormire, sta recuperando un po' le energie e adesso direi di andare a fare un bagno velocissimo e poi torna qui e dormi. Mark è ancora là, direi. Mark, porta qui Mark e poi direi di venire a dormire anche tu. Sofia sta dormendo nel suo letto, Mia anche lei sta dormendo, ha bisogno di essere lavata, poi magari le facciamo un bagno domani mattina. Poverino Mark, è stanchissimo. E Jessica, facciamo un bel bagno, magari mangia qualcosa al volo velocissimamente, anzi direi di no visto l'orario, e torna qui e dormi. Ottimo, Sofia andrà a scuola fra circa un'ora, però è tesa perché per l'imprigionamento il sim ha bisogno di trascorrere presto più tempo all'aria aperta per alleviare la tensione, assolutamente sì. Quindi direi prima vai un attimo in bagno e poi vai a fare jogging per schiarirti le idee. Però devi andare a scuola, non ci ho fatto caso, niente, sono già le 8 e devi andare a scuola, poveretta. Così anche Mark, anche lui è ritardissimo perché deve andare al lavoro, alzati velocissimamente, vai al lavoro altrimenti non ti danno la promozione, cioè in realtà gliela danno lo stesso, però vai al lavoro che è meglio. Invece Jessica oggi lavora, sì, anche lei, e inizia a lavorare alle 10. Ecco cosa mi sono dimenticata di fare, di condividere l'apparizione presso il bar, così avrebbe ottenuto follower, mi sono completamente dimenticata, quindi direi di registrare un'invettiva. Sì, esatto, vai a lavorare, poi hai bisogno di andare in bagno, hai bisogno di mangiare, facciamo tutte queste cose, poveretta, sono tutti cotti dopo questa festa che è durata un po' troppo a lungo. La posta di oggi è stata consegnata, le bollette sono appena state recapitate nella cassetta postale, devi pagare 6.123 simoleon entro 48 ore, quindi paghiamole subito e paga le bollette. E nel frattempo Mark facciamo lavora sodo, mentre per Sofia invece facciamo stringi amicizie. Telefonata in arrivo, il capo sta chiamando, oh mio Dio, deve andare assolutamente a lavoro anche lei, ma anche dal lavoro da circa un'ora, no vabbè, vola a lavoro, vola a lavoro.
Perfetto, anche Jessica con un bel po' di ritardo, quasi 2 ore, sta andando a lavoro, mi ha completamente persa via, non ci ho più fatto caso. Comunque rientrerà da lavoro, ormai fra pochissimo, alle 14, quindi poi quando rientri a casa paga le bollette e per lei facciamo lavora sodo. Intanto l'aspirapolvere sta andando da solo, questa cosa è geniale. Mia sta fuggendo, alla fine tornerà a casa, ma la pubblicazione di un avviso tramite computer o telefono può accelerare il suo ritrovamento. No! Pubblica un avviso sull'animale scomparso, assolutamente. Ed eccola qua, è rientrata Jessica da lavoro, esatto, paghiamo le bollette, poi... Ah, facciamo questo annuncio importante visto che è scappata Mia, chissà dove è andata. Mi è fuggita al momento e non può essere chiamata. Dovrebbe funzionare, dopo l'avviso di Jessica tutti dovrebbero segnalare l'eventuale presenza di Mia. Speriamo in bene, peccato. Intanto deve raccontare barzellette ai follower, quindi facciamolo. Mi sa che tra l'altro questo episodio sta durando parecchio, quindi devo accelerare il tutto. Volevo vedere la promozione di Mark. Guardate, tristissima, povera Jessica. Le manca la sua cagnolina. Vediamo se arriva. No, ancora nulla. No, povera. Poverina. Non ci credo. Comunque, l'incarico del giorno l'abbiamo fatto. Non è molto... trasmettiamo magari lo stato... Trasmetti lo stato. Quel gioco di parole studiate era da leccarsi i baffi, ok, ha preso un po' di follower. Ma mia ancora nulla. Povera. Sofia è tornata a casa con un progetto scolastico. Completandolo otterrà dei crediti scolastici che aumenteranno se il progetto sarà completato rapidamente. Quindi... Anche lei è molto triste per il cagnolino. Anche tu, dai, manda un annuncio. Vediamo se puoi farlo. No, è già stato fatto, quindi niente. Chiama la linea diretta della tristezza. Facciamolo. E poi abbiamo detto che c'è questo progetto da fare. Eccolo qua. Progetto scolastico costruisci un ponte. Quindi mettiamolo. Vediamo se c'è posto qua da qualche parte in casa. Tipo magari in cucina. Vediamo qua se possiamo metterlo. Esatto. E quindi direi, a parte che hai bisogno di mangiare, quindi magari prendi gli avanzi e poi inizia a lavorare attentamente. Ma possibile che non sia ancora rientrata Mia? No! Guardate Jessica, è andata sotto le coperte a piangere. Speriamo che ritorni. Ancora non c'è verso, lei è tristissima. Così come Sofia, ah no, adesso Sofia è felice, ok, ha bisogno di mangiare, poi volevo farle completare il progetto scolastico, quindi inizia a lavorare attentamente, ok. Cosa possiamo fare? Entusiasmati per il pasto, ecco qua quello che stavo aspettando. Mark è stato promosso a responsabile di fondi speculativi, guadagnerà 36 simoleoni in più all'ora per un totale di 159 all'ora, ha anche ricevuto un bonus, i seguenti bonus: 1343 simoleon, portapenne da scrivania, fantastico, nuovi abiti, interazione dai consigli di investimento falsi, oh mio Dio, e il suo prossimo turno è martedì alle 8, lavora sempre dalle 8 alle 16, dal lunedì al venerdì. Complimenti Mark! Quindi per Mark vediamo un attimo cosa dobbiamo fare, raggiungere il livello 6 di carisma, quindi facciamo esercitati nei discorsi e fatti un discorso esortativo. Ok, invece Sofia deve fare i compiti e poi raggiungere il livello 3 di abilità. Ma Mia ancora non c'è assolutamente notizia? Aspettiamo, non resta altro che aspettare. Dai Sofia, mettiti al lavoro. Bravissima, eccola qua, adesso lei è concentrata,
a terminare il suo progetto scolastico, in realtà lo sta praticamente, l'ha praticamente soltanto iniziato, e acquisita l'abilità di logica. Jessica invece racconta barzellette follower, l'ha fatto, facciamo una cosa allora Jessica, vai a fare un po' di jogging, butta il cibo variato e poi magari altre scelte vai a fare jogging. Mark invece sta alzando il suo livello di carisma e poi deve anche raggiungere il livello 8 di logica e fare una ricerca sulle azioni. Quindi magari andiamo al computer, facciamo una ricerca sulle azioni. Altre scelte, internet, fa una ricerca sulle azioni. No, non ci credo, sono le 6 di sera quasi e Mia ancora non è rientrata a casa. Vediamo che punto è Sofia, non credo che le manchi poi molto. Sta arrivando un messaggio a Jessica. Tommaso Parisi sta chiedendo se mi piacerebbe fargli visita. No, guarda, mi dispiace, ma sto aspettando la mia cagnolina, quindi niente. E Marga, tra l'altro, ha bisogno anche di andare a dormire assolutamente, farsi un riposino, così come... No, Sofia no, ha bisogno soltanto di divertirsi, un po' di divertimento, di farsi un bel bagno, una bella doccia. Non ci credo, Mia ancora non è rientrata, speriamo di trovarla. Ripulisci, grazie. Telefonata in arrivo da Emma. Assolutamente sì, rispondiamo, vediamo cosa vuole. Emma ha diffuso dei pettegolezzi piccanti su Tommaso, va bene. Comunque, il progetto di Sofia non è ancora a buon punto, cioè non è ancora terminato, ci vorrà ancora un attimino. Jessica mangia pure qualcosa e Mark direi di interrompere, esatto. Fai una ricerca sulle azioni, poi io direi che puoi andare tranquillamente a dormire perché sei parecchio stanco. Esatto, ricarica un po' le energie. Sofia ha finito il suo progetto scolastico, rapidamente sono stati conferiti dei crediti extra, ma guardate che bello, bellissimo, metti nell'inventario. Ottimo. Niente, dai, direi di chiudere così l'episodio. In realtà stavo aspettando il ritorno di Mia perché è sparita. Eccola qua, Mia è tornata, eccola qua. Allora, innanzitutto bisogna di farsi un bagno, quindi Jessica è dalle il bentornato innanzitutto, e poi direi di fare un bagno assolutamente. Eccola qua che arriva, finalmente l'abbiamo trovata, finalmente è tornata, meno male. Direi che è decisamente arrivato il momento di andare a casa, quindi facciamo una cosa, vi faccio addirittura vedere altre scelte, gli ordini di addestramento e segui il padrone, e quindi Jessica vai a casa. Sta arrivando un messaggio a Mark, Emma Parisi vorrebbe venire da te. Sto dormendo, no grazie. Vediamo se va a casa. Altre scelte, facciamo protezione animali e quindi niente, ok, la sta seguendo, perfetto, perché come vi dicevo prima, adesso Mia insieme a Jessica ubbidisce davvero a tantissimi comandi. Magari nel prossimo episodio vi faccio vedere che sta seduta, che si sdraia se glielo chiediamo, che riporta la palla, insomma un bel po' di cose. Adesso direi di farle un bagno assolutamente e poi chiudiamo l'episodio, anche perché Jessica ha bisogno di dormire. Invece Sofia eccola qua, quindi direi un po' di divertimento che non fa male, mangia qualcosa e poi vai a dormire anche tu. Eccola qua, salta nella vasca e fatti un bel bagno, bravissima. Ma cosa sta mangiando Sofia? Ah ok, non sta mangiando cibo scaduto, meno male.
Perfetto, il bagno l'abbiamo fatto, quindi direi di farla dormire. Vai a sdraiarti. E poi anche tu vai a dormire. E invece Sofia ha finito di mangiare, quindi direi di andare a dormire decisamente. Quindi Sofia sta andando a dormire nella sua camera. Perfetto, Sofia sta dormendo, Mia è tornata a casa e anche lei si è messa a dormire, sono tutti a letto, quindi direi che possiamo chiudere qui l'episodio, spero che vi sia piaciuto, se è stato così vi invito a mettere un bel pollice in su e iscrivervi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video, vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio, ciao!